Scintille per il ballottaggio di Avellino, l'ultimo confronto pubblico tra i due candidati alla fascia, Luca Cipriano e Gianluca Festa, è stato più che velenoso. Si doveva parlare dei problemi del commercio, ma alla fine il ring è servito a tirare altri colpi bassi. Cipriano ha accusato Festa di aver presentato un lodo alla Scandone Basket, rischiando di farla fallire. Festa ha replicato accusando Cipriano di aver regalato i biglietti del teatro. Insomma, il livello si abbassa sempre di più, mentre si svelano gli apparentamenti. I cittadini in movimento di Massimo Passa sosterranno convintamente Cipriano, ma nessuna poltrona è stata chiesta in cambio, assicura l'avvocato. Perché Cipriano ci ha contattato, ha voluto il programma, lo ha centellinato tutto. Dall'altra parte, devo dire, sono arrivati l'ultimo giorno, non si è capito che cosa volessero da cittadini in movimento, quale dei punti di programma volessero analizzare. Non abbiamo aderito al PD, questo ci tengo a dirlo. Non entriamo in consiglio comunale neanche quest'anno, quindi avevamo bisogno di dialogare con uno dei due candidati venuto fuori dal primo turno. E proprio nel mezzo di Piazza Libertà, tra i due comitati elettorali dei candidati, sorge il monumento Le Ali dell'Anima, realizzato dall'artista Irpino Calò e inaugurato oggi alla presenza del commissario prefettizio e del vescovo Aiello. Due grandi ali di bronzo fuso, di 3 metri ognuna, poste su un basamento di pietra bianca, nell'angolo destro, dinanzi al palazzo della Curia Vescovile. Praticamente è un'opera che arricchisce ogni caso la città, quindi poi è un'opera di un maestro di tutto rispetto. Le ali, simbolo della libertà, libertà in tutto, libertà nel conoscere le persone, libertà nell'amare gli altri. Ognuno le vede secondo il suo stato d'animo. Per il prefetto Priolo l'opera contiene anche un messaggio rivolto al futuro sindaco: non aver paura di volare ed avere fiducia nel futuro.